in onda SOS Fisco, al servizio dei contribuenti. Un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi. Condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi. Benvenuti a SOS Fisco dal vostro Riccardo Bizzarri, sempre sulle frequenze di Radio Dolce Vita, tutti i martedì alle 18.10 e in replica il venerdì alle 12.10. Oggi puntata davvero straordinaria, nel senso che ci ha concesso un'intervista un personaggio molto importante della TV, un professore universitario, un giornalista, è famoso ed è considerato estremamente tagliente quando affronta temi delicati, delicati come l'economia, delicati come il sociale, in questo momento anche in cui parliamo di sanità. E diciamo ci fa estremamente piacere che abbia accettato il nostro invito il dottor Paolo Del Debbio. È con noi Paolo Del Debbio che conduce il giovedì sera in prima serata Dritto Rovescio su Rete 4. Buonasera. Buonasera, buonasera dottor Del Debbio. Grazie di aver accettato l'invito. Comincio a farle la prima domanda, che è una domanda molto aperta. Cioè, questa settimana abbiamo visto cosa è successo in Calabria. Abbiamo visto la nomina dei commissari in riferimento alla sanità, uno o l'altro, adesso non so se la Calabria sia sulla buona strada, ovviamente questa è una battuta. Dopodiché abbiamo visto il Giuseppe Tiani che si presenta in audizione alla Camera e al Senato, alla Commissione Affari Costituzionali con la Muetto, insomma per vedere se possiamo togliere il virus come faceva Vanna Marchi. Insomma io dico una cosa, ce lo meritiamo tutto questo? Perché siamo veramente in grande difficoltà. No, sa, non è che non ce lo meritiamo noi, non ce lo meriterebbe nessuno, perché peggio di così non so dove si può andare. Allora, sembra che questo signor Tiani si stia dimettendo e questo sarebbe un'ottima cosa. Poi c'è stato Cotticelli, Zuccatelli in Calabria, uno peggio dell'altro, il secondo che ha detto delle cose che neanche al bar, io vengo dalla Toscana, no? Cioè neanche al bar uno dice delle cazzate a quel livello lì, capito? Perché si dicono entro certi limiti, perché altrimenti se nel bar c'è un biliardo ti spezzano la stecca da biliardo in testa se vai oltre un certo limite, no? Oppure ti mettono una pallina da biliardo in bocca e stai zitto, perché ha detto prima che non c'era bisogno delle mascherine, aveva detto, poi ha negato di averla detta a marzo, invece l'ha detta a maggio. Poi ha detto che se per prendere il virus devi baciare 15 minuti con la lingua in bocca. Ora io non so lui chi abbia come consulente, se Rocco Siffredi o qualcun altro, però insomma è una roba così. Quello prima aveva detto che non sapeva che era lui, essendo il commissario straordinario della sanità, non sapeva che era lui che doveva fare il piano Covid in Calabria. Chi pensava che lo dovesse fare? Qualche, non so, lo Spirito Santo. Dottore, la interrompo perché è esattamente quello che pensiamo un po' tutti noi, viviamo questo disagio. Quindi è anche offensivo, esatto. Nei confronti di chi se l'ha da fare, di chi lavora, di chi la mascherina se la mette, di chi sei, ma di una persona normalissima, non di un eroe, cioè un cittadino italiano normale che di fronte a delle robe del genere dice, ma insomma se questi sono quelli che mi amministrano, Dio mi salvi, insomma, il più prima possibile, ecco, insomma. Leggevo un po' della sua, un po' così, di quello che aveva scritto, di quello che aveva in un qualche modo la sua biografia, e ho letto una cosa che mi ha interessato molto, che era questo saggio del 2019, cosa rischiano i nostri figli. Allora io, leggendomi un po' di statistiche, sono un uomo di numeri, mi sono controllato chi è che poi alla fine in questa pandemia soffre più di tutti. Sono i giovani, con un calo dell'occupazione incredibile nel terzo trimestre del 2020, una situazione ad esempio Grecia-Italia pessima, siamo agli ultimi due posti in Europa, quindi mi faceva piacere un po' capire, d'accordo la salute, d'accordo l'economia, d'accordo tutto, ma i giovani? Ma sai, questa è una vecchia storia, perché la storia dei giovani dal punto di vista occupazionale non è diversa dalla storia di quelli che meno giovani sono. Certo, se uno perde il lavoro a 50 anni in Italia sono problemi seri, se lo perde a 55, se lo perde anche a 60, perché prima di arrivare alla pensione comunque deve maturare un bel po' di cose.
Per quanto riguarda i giovani, il problema vero dei giovani è che, l'ha detto anche, non mi ricordo, Parisi, questo qui, questo altro genio che dovrebbe occuparsi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ANPAL si chiama. Sì, già. Un altro che sì, vabbè. E non è mai partita poi. Infatti, la logica era ti do dei soldi per campare, nel frattempo ti cerco il lavoro. L'hanno trovato pochissimi, per cui da questo punto di vista il reddito non ha funzionato. Non c'è dubbio che ha sollevato le sorti di molte famiglie che erano veramente nella palla, però dal punto di vista della ricerca di lavoro non ha funzionato. Centri per l'impiego e quant'altro non hanno funzionato. Ma la questione dei giovani è che c'è bisogno di tanta manodopera in giro anche, ma non ci sono quelli che la offrono. Perché? Perché il sistema, diciamo, scolastico, universitario, formativo in generale, essendo distante dal mondo del lavoro, non trovano collocazione. Faccio un esempio molto concreto. A Milano c'è dall'Ottocento un'associazione che si chiama Delle Arti e dei Mestieri. Cosa fanno questi signori? Ogni anno fanno un'indagine verso maggio o verso aprile, anche prima, per l'anno dopo, convocano tutta una serie di imprese, naturalmente è stato di formazione professionale, e gli dicono quali sono le imprese che hanno bisogno e fanno un elenco di queste per le imprese che hanno bisogno. Questa è una cosa privata che si regge con fondi privati, donazioni, eccetera. E cosa fanno? Quell'anno lì metti, siccome ho visto che ci sarà un maestro pasticcere, metti che in quella zona c'è bisogno di gente che lavora in quel settore lì, e metti che ce ne sia bisogno di 30, facciamo un'ipotesi. Loro cosa fanno? Fanno posti per 40 che devono andare nel settore della pasticceria, li insegnano quello perché sono sicuri che l'anno dura un anno, l'anno dopo troveranno il lavoro. Ecco, allora, se lo fa questa associazione di Milano, va bene, e funziona da decenni, io sono stato alla premiazione varie volte, perché la ritengo un'istituzione geniale nella sua semplicità, perché non si può fare una cosa simile con l'università e con le scuole professionali, di cui ci sarebbe un bisogno assoluto? Questa è la domanda. Condivido. Arrivo un po' alla conclusione. Allora, lei ha visto, avrà visto, e tra l'altro vede da un osservatorio privilegiato, noi lo vediamo un po' non a 360 gradi, ma a 90 gradi, a 180 gradi, perché ci occupiamo soprattutto di fiscalità, di finanze, di economia. Lei lo vede un po' meglio di noi. Non ha notato che in questi 8 mesi, rispetto agli altri paesi europei, noi manchiamo di una programmazione? Cioè, noi ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, ogni settimana cambiamo qualcosa, cambiamo i colori delle regioni, cambiamo le restrizioni, cambiamo i ristori. Io sto notando un po' nel panorama europeo, che vive sicuramente una situazione drammatica come la nostra, quindi non è che vivono né meglio né peggio, la differenza grande è la programmazione. Programmano perché non è che l'ultimo trimestre del 2020 differirà tantissimo dal primo trimestre del 2021, seppure eventualmente ci sarà il vaccino. Ecco, voglio dire, il fatto che manchi una programmazione, lo Stato non è un'azienda, per carità, e mai dirò questo, però un po' di programmazione ci vorrebbe. Allora, dal punto di vista della diffusione della pandemia e delle eventuali chiusure ad essa conseguenti, è chiaro che dal punto di vista economico le cose da fare erano due. Uno, dare accesso al credito in modo facilitato, invece non avendo tolto la manleva alle banche, e cioè la responsabilità diretta, le banche ovviamente hanno fatto le banche, e dice io te li do i soldi, ma te li do se mi fido, non se ne hai bisogno, e mi fido se c'hai una storia, non sei segnalato alla centrale rischi, non hai una storia di debiti pregressi, eccetera, eccetera. Due, occorreva dare soldi a fondo perduto. I soldi a fondo perduto in Germania sono arrivati a marzo-aprile. Come hanno fatto? Non hanno fatto una discriminazione, ristori, controristori, e bar e trattorie. Hanno fatto una cosa generalizzata, stabilendo delle cifre cospicue e inviandole con bonifico a queste persone.
gliele hanno rinviate, metti oggi, per i prossimi 5 mesi, in modo che questa persona, poco o tanto che fosse, poteva contare su qualcosa che aveva, e quindi restringere moltissimo, cambiare abitudini di vita, eccetera, in relazione a questa dazione di denaro che era avvenuta. In Italia si è proceduto in modo, è vero che siamo i più colpiti, ma si è proceduto in modo disordinato. Io non vorrei essere al governo, perché forse Churchill avrebbe le capacità per guidare questa cosa in modo forte, forse De Gasperi, qualcuno dopo, per cui non è che non mi rendo conto delle difficoltà, però molta della confusione che è stata fatta è dovuta al fatto che, invece di ascoltare le categorie, si sono messi in una stanza con questi cazzo di comitati scientifici, ne hanno fatti una caterva. Qui non serviva sentire i comitati scientifici, sentiva convocare le categorie e non far la pagliacciata degli stati generali, ma sentirli veramente e dire: di che avete bisogno, come fa? Ma lei pensi che quando ha fatto il distanziamento per i ristoranti, che avevano fatto all'inizio 4 metri, io vorrei conoscere chi è quello che ha scritto 4 metri tra un tavolino e l'altro, perché vuol dire che sono anni che non frequenta la vita reale. Poi ci è voluto che la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, dicesse: badate, così non si riesce neanche a riaprirne uno di ristoranti. E la FIPE, che è quella che rappresenta il più alto numero di ristoratori in Italia, ok, e anche non solo di ristoratori, ma di pubblici esercizi, non era stata ascoltata. Allora, quelli lì dell'INAIL che si sono messi su, che hanno ragionato. Allora, quanti anni sono che non vanno in un ristorante? E se ci sono andati e non hanno capito, lei capisce che c'è un problema di neuroni, no? Vuol dire che non si collegano sti cazzo di neuroni, no? Scusa. Fanno fatica, ma c'è un motivo probabilmente. Io ho provato a pensarlo in questo modo. Se lei ha visto uno dei primi atti che ha fatto Biden, ammesso e non concesso che diventi Presidente degli Stati Uniti, ha detto: signori, bisogna fare un comitato tecnico-scientifico e purtroppo dobbiamo chiamare un sacco di persone, perché dobbiamo anche noi affrontare la pandemia Covid, che ad esempio Trump ha, secondo noi, affrontato male. Quindi dobbiamo purtroppo venire tanti, 12. Cioè lui si è scusato perché ne ha presi 12. Non mi pare 350 milioni di persone, 200 milioni di persone. Tanto per dire che noi invece ce ne abbiamo 26 comitati e sono 60 milioni. Esatto, c'è stato questa litigata a distanza tra Zangrillo e Burioni, che dicevano no, pronto soccorso sì, pronto soccorso no. Quindi voglio dire, veramente anche dal punto di vista della voce dei virologi siamo stati veramente, come posso dire, pessimi, perché ognuno ha detto la sua, e quindi ci siamo comportati, non vorrei essere, però proprio da italiano medio. E questa cosa qua non ci sta dando grande vantaggio, perché, ripeto, niente programmazione, solo litigate. Forse sarebbe anche giunto il momento, quello che facciamo noi ogni tanto come professionisti di carattere contabile e fiscale, proviamo così a fare fronte comune, cioè a dire: guardate, il fisco è farraginoso, dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo fare una riforma che regga. Ecco, non vedo questo dal punto della sanità. Adesso poi non voglio tediarla più di tanto, però leggevo anche il problema del MES, prendi il MES, non prendi il MES. E noi negli ultimi 8 anni abbiamo investito 6 miliardi, quindi non ho ben capito cosa ce ne faremo del MES di 37 miliardi, ci metteremo 40 anni a investire 37 miliardi, quindi anche questa è un falso problema, potremmo prenderlo o non prenderlo, io la mia idea ce l'ho, ma non è qui il momento di dirla. Però comunque uno la pensi, a proposito del MES, la questione è molto semplice: questo governo, oltre ad avere i poteri ordinari di un governo, ha i poteri di un governo che, tramite decreti, tramite l'approvazione del Presidente della Repubblica, ha poteri straordinari, che sono dati dal fatto che gestisce le cose in stato emergenziale. D'accordo? Gli è stato riconosciuto lo stato emergenziale. Lei, Bizzarri, sa che lo stato emergenziale vuol dire che lei, appunto, con un DPCM, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri può, escluse cose che vanno contro la Costituzione, fare quel che vuole. Quindi, se uno vuole decidere per il MES, lo decide in un minuto e mezzo. Se uno vuole non decidere per il MES, lo non decide in un minuto e mezzo. E non ci stanno a scassare i maroni per tutti questi mesi dicendo sì e no. Ma perché discutono? Perché non sono d'accordo né il governo, non è che non è d'accordo l'opposizione, perché tanto non l'ascoltano. Quindi, poi comunque, quei poteri emergenziali dell'opposizione, detto in termini molto educati, te ne fotti, d'accordo? Quindi, io fossi in lui l'ascolterei un po' di più, però lui mi pare che non abbia intenzione. Quindi, non è che puoi caricare sugli italiani o sull'opposizione il MES. Decidi, lo prendo o non lo prendo, d'accordo? Se lo prendi, dimmi come lo usi, perché almeno questo anche in emergenziale me lo devi dire, perché l'emergenziale non sospende la democrazia. Quindi tu mi devi dire, per questione di trasparenza costituzionale, imposto dalla Costituzione, cosa te ne fai dei soldi che prendi o da me attraverso le tasse, o da me perché te li presto e compro il debito pubblico, o che prendi dalla comunità europea, dall'Unione Europea. Mi devi dire come intendi usarli, dopodiché mi faccio un'idea, non ho potere decisionale, poi riarriveranno queste benedette elezioni e a quelle deciderò chi mi piace. Dottore, io la ringrazio. Arrivederci. Arrivederci Paolo. Arrivederci, grazie. Intervista importante per la nostra emittente radio, intervista importante davvero, sentire il punto di vista di una persona che riesce a vedere a 360 gradi quella che è l'attualità, ci ha fatto piacere. La settimana prossima avremo con noi Igino Massari, il mastro e il maestro dei pasticceri italiani. Un saluto dal vostro Riccardo Bizzarri e vi aspetto tutti i martedì alle 18.10 su Radio Dolce Vita e in replica alle 12.10 del venerdì. Un abbraccio dal vostro Riccardo Bizzarri. Abbiamo trasmesso SOS Fisco, al servizio dei contribuenti, un programma a cura di LAPET, Associazione Nazionale Tributaristi, condotto in studio dal dottor Riccardo Bizzarri, coordinatore nazionale Centro Studi.